Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è solo un video comparativo perché nei miei voli che vado a fare spesso in montagna mi sono trovato nelle condizioni di portare il Mavic Air 2, il drone che attualmente porto più spesso, anche perché per capirlo, per diciamo andare a sviscerare le sue potenzialità, ho notato che quando c'è un po' di vento, un po' di aria, il drone è molto instabile, nel senso che se lo stiamo a guardare quando è in hovering continua a muoversi, traballa, spinge a destra, a sinistra per stare fermo. Secondo me questo peggioramento con la stabilità in hovering con il vento è arrivata con l'ultimo aggiornamento, perché ho già volato con l'aria, anzi manco un bel venticello fortino, quando ho fatto il video confronto con Autelivo, se vi ricordate chi ha visto il video in cui li ho fatti volare in una location fantastica, ma c'era un bel venticello bello forte, adesso non mi ricordo più a quanti chilometri orari fosse, ma era abbastanza forte e il drone si è comportato benissimo, mentre dall'ultimo aggiornamento in poi ho fatto un po' di voli e ho notato appunto questa diciamo instabilità con il vento, ma non sto parlando di vento forte, sto parlando di aria. E il Mavic Mini, il piccolo Mavic Mini, paradossalmente lo fa quasi meno del Mavic Air 2 e pesa ovviamente, come sapete, la metà di questo. Quindi, avendo notato questo, e essendo una cosa un po' fastidiosa secondo me, perché è un Mavic da mezzo chilo, non può muoversi con un'aria come quella che andremo a vedere fra poco, perché oggi qua a casa mia forecast è da 11 km all'ora di aria. Poi qua dietro, in questo punto in cui facciamo adesso il video, magari c'è una corrente un po' più fastidiosa e quindi diciamo una qualcosa in più forse di 11 km all'ora quando arrivano le raffichette, però niente di stravolgente dal punto di vista appunto della velocità. Quindi li metterò in overing entrambi e vi farò vedere come il Mavic Air 2 soffre paradossalmente di più del Mavic Mini. Cioè queste raffiche d'aria tipo questa, vedete come si muovono adesso le piante, ma niente di esageratissimo, cioè una cosa abbastanza easy. L'Air 2 continua a muoversi e tenta di stabilizzarsi, ma si muove tanto, cioè per essere un drone di questo tipo di dimensioni e peso. E dopo l'ultimo aggiornamento firmware invece ho notato questa instabilità con il vento, quindi non vorrei che sia combaciato con questo nuovo aggiornamento firmware. Quindi ragazzi, scrivetemi anche le vostre opinioni, i vostri commenti, se voi avete notato questo, se non l'avete notato, quindi fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti qua sotto. Quindi ragazzi, adesso non perdiamo altro tempo, decolliamo qua e mettiamo in over in questi due droni e facciamo questa comparazione con questo vento, dove secondo me il Mavic Air 2 ha un po' di aggiornamenti da fare dal punto di vista della resistenza e della stabilità con il vento. Partiamo con il video test. Ok ragazzi, guardate i due droni. Allora, il vento avete visto non è tanto, ma guardate come soffre il Mavic Air 2, un drone che pesa il doppio del Mavic Mini. Guardate quando arrivano le ventate d'aria, che comunque non sono forti perché avete visto che forecast da 11 km orari, anche secondo me è qualcosina in più, ma guardate, guardate l'Air 2 come soffre molto di più del Mini, è incredibile, eh? E allora ho voluto fare questo paragone appunto per farvi vedere il livello invece che è il Mavic Mini, cioè è incredibile, questo drone è molto più piccolo e leggero, riesce a stabilizzare molto di più il vento, o meglio un'aria che non è fortissima, mentre il Mavic Air 2 tende ad andare più in crisi, attualmente soffre di più appunto il vento o l'aria, perché questo non è un vero vento forte, sono solo raffichette leggerissime. E adesso aspettiamo che arriva una raffica d'aria e vediamo cosa fa il Mavic Air 2. Guardate, vedete com'è poco stabile con queste raffichette d'aria che arrivano, sta arrivando una raffica d'aria, guardate, guardate l'Air 2 come si muove, cioè si muove praticamente come il Mini, anzi qualcosina in più secondo me l'Air 2 soffre di più del Mini. Guardate, adesso mi metto da questa parte che magari li vedete entrambi, soffre di più l'Air 2 del Mini, è incredibile, guardatelo. E vi ripeto, sono raffiche a 11 km all'ora meno secondo forecast, è vero che quest'angolo della mia casa ha qualche corrente d'aria un po' più fastidiosa, ma guardate l'Air 2, guardate, cioè nel Mini, il Mini si muove, ma ci sta, pesa 249 grammi, ma questo pesa più di mezzo chilo, non può muoversi con quest'aria in questo modo secondo me. E ragazzi, ho già calibrato la bussola, calibrato tutto, calibrato l'IMU, cioè è proprio questione di aria, perché quando non c'è aria è perfetto, overing perfetto. E anche i satelliti, adesso andiamo a guardare i due droni, abbiamo qua 15 satelliti,
per l'Air 2 e abbiamo gli stessi satelliti per il Mavic Mini. Adesso le batterie sono scariche, quindi li faccio riatterrare, perché è stata una prova un po' improvvisata, ma ci tenevo a farvi notare questa cosa anche per sapere voi come avete notato queste due cose. Chi ha entrambi i droni magari l'ha notato, però magari non gli è ancora neanche capitato di volare in condizioni magari di aria fastidiosa. Quindi adesso riatterriamo. Ok ragazzi, i due droni sono qua, li avete visti, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate, se qualcuno di voi ha entrambi di questi droni, se qualcuno di voi ha entrambi i droni, quindi ha notato questa cosa, chi ha solo il Mavic Air 2 comunque ha notato che c'è un po' di instabilità con l'aria, con il vento. Secondo me questo peggioramento con la stabilità in overing con il vento è arrivata con l'ultimo aggiornamento, e vi ripeto, ho fatto la calibrazione della bussola, ho fatto la calibrazione dell'IMU, e il drone, se non c'è aria, è super stabile, overing perfetto, però quando c'è un po' d'aria, secondo me la sente tanto, nel senso che fa fatica attualmente a stabilizzarsi. Avete visto che c'erano anche i satelliti 15, quindi nel senso non erano 19, ma comunque erano tantini, erano 15 anche per il Mavic Mini, quindi tutto ci sta nel paragone. Però secondo me c'è qualcosina da rivedere, perché secondo me l'Air 1 era arrivato ad una stabilità con il vento, secondo me, migliore di quella che ha adesso questo drone. Poi magari mi sbaglio, ma ho volato con l'Air 1 in condizioni molto peggiori dal punto di vista di aria. Avete visto che qua arrivano sì delle raffiche, ma niente di che. Quindi scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate. Sicuramente DJI arriverà con degli aggiornamenti per migliorare le condizioni del volo di questo drone in condizioni d'aria un po' fastidiose, perché comunque non sono condizioni fortissime, ma sicuramente c'è da migliorare. Quindi ragazzi, se questo video comparativo in cui vi ho portato sul canale questo, diciamo, per adesso punto debole del Mavic Air 2 rispetto addirittura al Mavic Mini, suo fratellino minore che pesa la metà, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.